Allora, questa espressione va precisata, effettivamente autori come Bultmann, von Harnack e altri studiosi hanno definito Paolo non tanto il fondatore del cristianesimo, quello è riconosciuto da tutti essere Gesù, ma il fondatore della teologia cristiana, cioè della capacità di rendere ragione della speranza che c'è in noi, della capacità di cogliere la ragionevolezza della nostra fede. Questa definizione di Paolo, secondo me, è verissima. Paolo è il fondatore della teologia cristiana. Però aggiungerei questo aspetto. Paolo missionario, prima ancora che teologo, o meglio ancora, teologo proprio perché missionario. La sua teologia sgorga dalla vita, sgorga dalle sue comunità, l'abbiamo visto un po', sgorga dai problemi pastorali che queste comunità vivevano e che magari non c'erano ai tempi di Gesù. Ebbene, Paolo è stato capace di elaborare di volta in volta un sistema di pensiero che corrispondesse alla vita delle sue comunità. Questo fa la difficoltà di Paolo, perché non abbiamo un libro scritto a tavolino da un teologo come me. No, abbiamo un missionario che per continuare a fare il missionario si inventa delle lettere, cioè inventa questo mezzo per aiutare comunità distanti, soprattutto quelle da lui fondate, ma anche quelle di cui è venuto a sapere che vuole andare a visitare, come Roma, che non aveva fondato lui come comunità cristiana. Capite che questa occasionalità del pensiero di Paolo fa la sua difficoltà, perché di volta in volta dobbiamo cercare di scoprire dal suo testo o da altre fonti qual era la situazione delle comunità cristiane per cui elabora quella serie di idee. Non abbiamo un trattato teologico che parta dalla Bibbia, sviluppi un pensiero e giunga a delle direttive pastorali. Abbiamo quelle domande che giungevano a Paolo spesso attraverso i contatti che lui aveva. Lo si vede benissimo nella prima lettera ai Corinzi, che è tutta fatta a riguardo di questa cosa vi dico che. Quelli della gente di Chloe era una manager diventata cristiana, e attraverso i suoi fattorini, usiamo questa espressione, aveva fatto giungere a Paolo le domande sorte nella comunità cristiana di Corinto che Paolo aveva evangelizzato per ben 18 mesi. Paolo è altrove, gli giungono queste domande. Prende e scrive. Questa è la difficoltà di Paolo, ma questa è anche la bellezza di Paolo, perché Paolo è stato capace, proprio radicandosi nella vita, di fare quello che la Chiesa è chiamata sempre a fare, cioè inculturare il Vangelo. Paolo parte da Gesù Cristo. È fedelissimo al Vangelo di Gesù Cristo, non l'aveva conosciuto, non era stato nel suo gruppo, però sa tanto di lui, non solo per esperienza mistica, diremmo oggi, ma perché si era confrontato prima con le colonne della Chiesa Madre di Gerusalemme, Cefa, Giacomo, Giovanni, e poi con tanti altri cristiani. Quindi
conosceva Gesù, è fedelissimo all'insegnamento di Gesù, ma è capace di tradurlo. Non solo perché Gesù parlava in aramaico e lui scrive in greco, ma tradurlo dal punto di vista concettuale, utilizzando categorie che non sono più quelle agricole, tendenzialmente agricole, che usava Gesù, che andavano bene in quel contesto dei primi 30 anni della Palestina del primo secolo, un ambiente piuttosto chiuso, se non addirittura integralista. Paolo traduce, traghetta. Da quella cultura il Vangelo viene traghettato nella grande cultura dell'impero, la grande cultura universale greco-ellenistica. Questo fa la difficoltà di Paolo, ma anche la bellezza di Paolo. Ma questo è l'impegno della Chiesa di tutti i tempi. Si rischia? Certo che si rischia, però è inevitabile. Se vuoi dire il Vangelo oggi, devi parlare la lingua dei nativi digitali. Se no non comunichi. C'è un gap generazionale, dicono i sociologi. C'è un salto tra i padri, le madri e i figli. E non passa nulla, eh. Bisogna tentare un linguaggio nuovo nella fedeltà al Vangelo. L'unico Vangelo detto con categorie diverse. Questa è la grandezza di Paolo.